Un omaggio ad Andy Warhol e al rapporto che lo ha legato alla città partenopea lo ha realizzato il maestro presepista Marco Ferrigno tra i caposcuola nell'arte della terracotta napoletana, riproducendo il padre della pop art americana in un personaggio del presepe. Sicuramente è una persona che è stata presente e ha rappresentato al meglio la nostra città, quindi era doveroso fargli un omaggio indiretto, un omaggio forse da noi pastorai che rappresentiamo un po' anche un'altra parte della società napoletana. Testa in terracotta policroma, gli arti in legno, il tutto assemblato in un corpo in fil di ferro ricoperto di canapa e un abito realizzato con dei materiali tra virgolette un po' più poveri che però rappresentavano una sua foto del 1979, quindi un jeans, una maglietta a lupetto e una sorta di giubbino in pelle. Presentata al Palazzo delle Arti di Napoli, la statuina, alta mezzo metro, testimonia l'entusiasmo della città per Warhol e le sue opere che resteranno in esposizione al PAN fino al 20 luglio. Ad oggi sono stati 25.000 i visitatori della rassegna Vetrine, curata da Achille Bonito Oliva, che raccoglie 180 capolavori dell'artista. Il maestro Ferrigno ha creato veramente un oggetto bellissimo e credo che questa creazione in qualche modo suggelli innanzitutto il grandissimo successo che ha avuto la mostra e poi è un altro modo per sanzionare, per rendere sempre permanente nel tempo questo legame speciale che Andy Warhol aveva per Napoli. Un amore vero e grande perché poi alcune delle sue opere importanti hanno tratto ispirazione da questo rapporto con Napoli.